era un'altra via, non mi ricordo più. Quindi questa è via Papa Giovanni. E lì davanti si intravede Città Alta. Finalmente vi facciamo vedere la nostra città Bergamo. Vi faccio vedere sempre tutte le città tranne Bergamo. Quello mancava. Adesso andiamo a fare un giretto in Città Alta. Prenderemo forse la funicolare, ma lui vuole farla a piedi. Vedremo. Volevo fare un giretto anche qua io. Dai, facciamo un giretto anche qua dopo. Perché no? No, perché da qua là sembra poco, ma è tanta la strada. Lo so. Facciamo la passeggiata così smaltiamo tutto quello che abbiamo mangiato, dai. No. No. No, perché se vengo qua poi alla fine devo mangiare le patatine. Le patatine? Sì, quelle da sport. Quelle là olandesi? No. Non sono buone quelle. Quindi meglio stare alla cima. Vabbè, staremo là in cima. Io sarà un bel casino trovare il parcheggio. Se no vai su dalla tua cliente, gli suoniamo, diciamo, ascolta, facci entrare che dobbiamo fare un giretto. Ah, da lontano, lì più avanti, là sopra. Ah? Lì. La funicolare dov'è? Che parte più avanti? Sai che non mi ricordo più. Qua in cima, vabbè, c'è la funicolare più avanti. Boh, è un casino che non vengo più qua. Ah, non dirmi nonna. Praticamente quel cancello lì vai subito sulla mia cliente. Ah. È qui dietro. E adesso prendiamo una multa di quella che ne basta. Eh sì, perché qua iniziano. Inizia Città Alta da qua. Dopo quel muro qua sì. Ah sì. Qua lì è già Città Alta qua. Mi sa che dovremmo tornare indietro. Mi sa anche a me. Stai facendo fare Città Alta in macchina tu? Sì, vedrai che è bello tra qualche mese. È rosso? Lo so che è rosso, sto frenando. Pensavo che passavi dritto. Quando tra qualche bel settimana o un mese ti arriva a casa la multa, 3.000 euro di multa perché sei entrato in Città Alta. E cavolo, sto andando. No, dov'è? Stavo facendo dei post di Città Alta che non abbiamo mai visto. Buona, siamo usciti a Città Alta, perfetto. Mi sa che dovremmo andare a cercare il parcheggio da un'altra parte, eh? Piccolo breve giro di 20 minuti, 20 minuti con 20 secondi. 20 secondi ci sarà costato 20.000 euro. Ci mancherebbe. Ok, abbiamo trovato lo stadio di Bergamo. Trovato, sì, beh, perché abbiamo fatto un giro assurdo, siamo scesi a Città Alta e ci siamo trovati allo stadio. Assurdo. Adesso proseguiamo ancora nella nostra ricerca di Città Alta. E stanno anche giocando, Partita in diretta. C'è qua un casino. Andiamo di lì. Ma dove li vendono i biglietti? Ah, qua biglietteria. Non l'avevo vista. Mica c'è un po' di fila. Ma non cade giù, smettila! Che esagerato! Ma siediti tu? No, siediti tu. Sì. E tu come? Dai. No, mi vede qua. Pero ya cuando te hace una vez del pie, del pie viene. Somos ya arrivati. Del verano que ves en manzana. La familia borracho. Con la pizzeria da Gino. La pizzeria da Gino? La pizzeria da Gino. Wow. Ma non si chiamava così, Io non mi ricordo come si chiama. Boh, dopo andiamo a cercare anche se c'è qualche vista dall'alto. È un secolo che non vengo più su io, È una crespella alla Nutella, ma dove ne parla di moto? Crespella alla Nutella? No, grazie. Però questo vuol dire che loro vogliono. Ma che è un po' di vita.
un po' di biglietti per farti pubblicità. Vabbè, facciamo richiudere che io mi giuro. Ma penso che la casa, non mi ricordo male, non voglio una stronzata. Ma una di quelle case qua che costa veramente la più poco, deve essere intorno a 2 milioni di euro. Porca miseria. Arrivano anche cifre molto più alte. Vado qua in città alta, immagino. Non lo so. No, guarda che io l'ultima volta che sono venuta su, calcola che ero alle scuole. Ok, so io. Sì, è passato millenni. Sono venuto qua una volta solo per un mio cliente e basta, ma dall'altra parte è città alta, è tutt'altra parte. Mm-hmm. Perché se no... Sai che c'hai? Trucchi di bellezza. Ah, vabbè, trucchi, ok. Allora, lì... Dai, io stavo guardando di qua che c'è... Chi? La dispensa di Arlecchino. Ma tu lo sapevi che Arlecchino è bergamasco? Certo. Io l'ho scoperto poco tempo fa. Ma un grosso. Che chiesa è questa? Chiesa di Città Alta. Chiesa di Città Alta. Questa è la biblioteca. Biblioteca questa? Sì, penso. Sì, penso. Sì, la biblioteca questa. Dopo andiamo lì a vedere. Hai visto che bisogna pagare 70 centesimi per fare la pipì? Ah, mi è un trullo loro. Un trullo? Ma che trullo? No, un trullo. Fantasia. Adesso siamo arrivati qui e devo andare dietro però. Sì? Non c'è più. So, volevo vedere quella zona qua. Ma sai che non mi ricordo più niente. Andiamo di là? No, scusami un attimo. Dimmi. Tutti i negozi, quello da mangiare, sono di là, tu mi mandi di qui. Sì, faccio qualche... C'ho lo scopo sacciato, vabbè. Adesso lo allaccio, dai. Volevo fare un giro qua, poi andiamo di là, dai. Lui ha fame. Hai sempre fame, tu? Mancanza di piccioni, guarda. Scarpignocci. Vite due al chilo, cazzo. Sono di parre. E queste qua sono i casoncelli. E mai era quella la torta, l'anfo, una cotta per sé che male. La torta salata. No, l'ho trovato. Cosa hai trovato? Il trenino. Che trenino? Trenino. È vero che tu sei fissato col trenino sotto l'albero? Ah, eccolo qua! Ti preso sotto una capra. Una pecora. Una pecora, sì. Ma si può che mio marito vuole un trenino sotto l'albero? Stile americano? Non so cosa c'è. Oh, oh, oh. Rifallo bene? No, no. Dai, che ti esce bene a te? Un giro non lo so. È finto. Ah, è questa? Che faccia strana. Cioè, questo qua è un chiosco dove fanno da mangiare. No? Sì. Si vede che c'è fame. Andiamo, andiamo. Cannoli. Cannoli? Cosa c'entrano i cannoli? Sì, cannoli qua davanti, non li vedi? Ho beccati un chilometro di distanza, io sono... Ah, qua. Che occhio. Cosa sono? Oh, cucineranno. Oh. Cucineranno cosa? Oh, ma renna che ne voglio.
mi piaceva. Oh. Tu vai con l'armadio? L'armadio e ciao. C'è tanto, mio. Non ho così tanti soldi, mi dispiace. Però il topo con la lampadina l'avresti comprato. C'hai un topo con la lampadina? Ah. Non ce la posso fare attraverso qualsiasi cosa, un hamburger. Se adesso abbiamo finito qua. Siamo usciti. Andiamo di là per cercare se riusciamo a vedere la visuale. Sì, dobbiamo tornare indietro. Ma come mettere le brezze di provare dentro in quell'hotel lì? 1, 2, 3, 4, 5, 6 stelle, quando sono 5, 6. Ciao. 5 stelle, San Lorenzo. Dai, proseguiamo di là. Torniamo indietro. A me fa impressione quel puffo lì. Il puffo, voglio fare la foto col puffo, no? Non voglio fare la foto col puffo.